Il grande cuore dell'AIS, iniziative su tutto il territorio e soprattutto questa l'Associazione Italiana Sommelier, anche qui protagonista agli Stati Generali di Perugia. Siamo qui con il presidente di AIS Romagna, Adolfo Treggiari. Timbotta, si diceva, i romagnoli si rimboccano le maniche, hanno già tolto via l'acqua, hanno ristabilito lì dove era possibile strade, canali, campi. Sì, sono fatto tutto il lavoro di prima emergenza per meno continuare la vita normale, diciamo, riprendere. E c'è ancora tanto da fare perché ci sono ancora tanti centri isolati che ancora non hanno la strada per arrivarci, per cui si spera nei comuni, nelle province e nello Stato che diano spendenti i fondi per ricostruire le strade. E sono orgoglioso per questo di essere di appartenenza all'AIS, perché tutte le regioni mi hanno dimostrato solidarietà, hanno fatto eventi per raccogliere fondi per la Romagna, li hanno già fatti, li stiamo facendo, per cui grande associazione, grande AIS. Timbotta, presidente. Timbotta tutti, sempre. Attraverso te abbiamo scoperto che un sommelier può anche essere astemio, in che senso? Si racconta molto bene anche solo con la vista e l'olfatto. E il fatto di mettere in campo una formazione che si chiami il sommelier astemio vuol dire che lavoriamo su queste due dinamiche. A chi è destinato? Ai ragazzi disabili con disabilità lievi che hanno la potenzialità di introdursi nel mondo del lavoro. E soprattutto nell'enogastronomia e nella ristorazione. Il grande cuore AIS, si diceva, il presidente di AIS Emilia Luca Manfredi. Bologna è stata una delle prime città italiane, se non la prima, grazie a Mauro Manfredi, grande maestro dell'AIS Emilia, a lanciare i corsi per sommelier ipovedenti, un'esperienza straordinaria. Un'esperienza straordinaria nata dalla grande passione appunto di Mauro, che voleva insegnare a giudicare il vino anche delle persone a cui mancava un senso, attraverso il potenziamento degli altri sensi, da vedente, quindi uno sforzo veramente importante, grosso, quasi impossibile.